Bentornati amici, oggi vi voglio portare a Firenze, una delle città d'arte più ambite a livello fotografico lungo tutto il nostro stivale. Questo è il primo video di una serie che ho pensato di realizzare al ritorno dal mio viaggio a Firenze, avendo lasciato un pezzo di cuore in quella meravigliosa città, avendo realizzato tanti scatti molto molto belli che vi farò vedere nel corso di questi video, e ho deciso di realizzarlo per portarvi quella che è la mia esperienza e per mostrarvi quali sono alcune delle foto più belle che è possibile realizzare in questa città e alcuni piccoli accorgimenti per portarsi a casa delle buone immagini facendo meno fatica possibile. Ovviamente sarebbe impossibile pensare di esaurire tutto l'argomento nell'arco di un solo video, per cui ho deciso di dividere questo video in tanti capitoli. In questa prima parte vi farò vedere le fotografie che ho realizzato a Santa Maria del Fiore, quindi Piazza del Duomo di Firenze. Tenete conto che per tutto quello che vi sto per raccontare ci sono delle cose che sono gratis e ci sono delle cose che sono a pagamento, si accede tramite il pagamento di un biglietto che è meglio prenotare con largo anticipo. Per quanto riguarda l'accesso alla Piazza del Duomo, è possibile circolare liberamente senza pagare alcun biglietto e senza dover esibire nessun documento a chi che sia. La piazza è un luogo pubblico e quindi è accessibile a tutti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per quanto riguarda le visite guidate all'interno del complesso del Duomo di Firenze, invece, è inutile che ve le dica io adesso perché potrebbero variare nel tempo, per cui vi consiglio di andare sul sito dedicato e controllare gli orari d'apertura e la prenotazione dei biglietti. Vi lascio il link in descrizione. Tenete conto che vi conviene prenotare in anticipo perché presentarsi lì alla chetichella e sperare che ci sia un posto libero è molto molto rischioso. Rischiate di sentirvi dire di no, rischiate di sentirvi dire che dovete aspettare e magari la luce cambia e non avete più la luce che volete. Invece se prenotate il vostro biglietto potete scegliere a che ora entrare. Se vi guardate la pianta della città su Google Maps, su Google Earth o su qualunque altro strumento, potete vedere da che parte sorge il sole e da che parte tramonta. In questo modo potete scegliere a che ora fare la vostra visita in base alla luce che volete sull'edificio o sul panorama antistante. È molto importante pianificare il periodo dell'anno in cui si visita la città e anche le ore del giorno in cui si vogliono realizzare gli scatti, quindi è importante sapere dove si troverà la luce del sole in relazione a dove ci vogliamo trovare noi. È meglio evitare di avere il sole direttamente in camera, salvo rari casi. È meglio avere il sole a favore in maniera tale da fare meno fatica. Ovviamente a me piacciono le sfide e quindi me la sono andata a cercare e vi farò vedere anche uno scatto in cui invece abbiamo lavorato in controsole. Una piccola nota di carattere personale, ma che in realtà è abbastanza generale. Nel momento in cui cerchiamo di realizzare delle fotografie a livello professionale di una città come Firenze, una cosa che vogliamo assolutamente evitare è di prendere turisti all'interno delle nostre immagini. Dobbiamo evitarli il più possibile perché una fotografia piena di turisti passa per una foto delle vacanze, per una foto turistica, quindi non è utilizzabile in ambito di portfolio. Se siamo lì semplicemente per portarci a casa delle belle foto della città, scattiamo pure a raffica a caso, ma se siamo lì per arricchire il nostro portfolio a livello architettonico o artistico o entrambi o paesaggistico o landscape o qualsiasi cosa, dobbiamo cercare di farlo nel miglior modo possibile, quindi pianificare gli scatti in maniera tale da non avere persone all'interno della nostra immagine è molto importante, molto più di quello che pensate. Ovviamente per tutti questi scatti di cui parliamo è molto importante curare l'esposizione in fase di scatto. Se vediamo che la nostra fotografia non ha l'esposizione che vogliamo, ripetiamo lo scatto. È molto meglio catturare esattamente la luce che vogliamo in camera piuttosto che trovarsi a dover fare correzioni su correzioni una volta arrivati a casa in post-produzione, con il rischio di non riuscire a ricreare l'atmosfera che avevamo davanti ai nostri occhi. Ci rechiamo dunque in Piazza del Duomo molto presto la mattina, molto prima che comincino ad arrivare i turisti, molto prima degli orari d'apertura delle varie attrazioni e prima anche dell'arrivo di tutte le persone che fanno parte un po' del corredo culturale della città, quindi prima che arrivino gli edicolanti, prima che arrivino i carretti con i cavalli che fanno fare il giro della città. Prima che arrivi tutta questa frotta di persone, bisogna già essere in posizione. Questo è l'unico modo per catturare uno scatto senza le persone al suo interno, comunque avendo così poche persone da riuscire dopo a eliminarle in post-produzione. Si possono eliminare le persone sia lavorando con una posa lunga, quindi lavorando su cavalletto. Scattando più pose lunghe è possibile rimuovere completamente le persone da una fotografia diurna. Ovviamente per fare questo è probabile che sia necessario un filtro ND per poter mantenere l'esposizione ottimale nonostante la posa lunga con la luce del sole. Tuttavia vi garantisco che durante le ore centrali della giornata questo sistema non funziona perché le persone sono così tante e riempiono la piazza a un tale livello che avremo semplicemente la piazza con un sacco di scie fantasma delle persone che passano e peggio ancora, è pieno di persone che stazionano, quindi queste persone verrebbero mosse ma ben presenti all'interno delle nostre foto. Per questo motivo ci rechiamo in loco all'alba, quando non c'è ancora nessuno. Questa foto che vi faccio vedere è stata scattata in estate, per essere precisi
precisi ad agosto. L'estate è il periodo dell'anno che vi consiglio per realizzare scatti di questo tipo, per almeno due ottime ragioni. Il primo è che la città è più godibile e il sole sorge prima e tramonta dopo. Il secondo motivo è che la posizione del sole e l'orario in cui sorge sono ottimali per realizzare questo tipo di scatto. Infatti in inverno, al di là del fatto che il sole potrebbe essere coperto o velato, non sorgerebbe esattamente nella stessa posizione. In questo momento abbiamo una posizione privilegiata per immortalare la chiesa e il sorgere del sole nello stesso momento, e l'orario in cui sorge il sole ci consente di farlo quando la piazza non è ancora piena di gente. Ovviamente per realizzare questo scatto è stato necessario un cavalletto, perché lo scatto è stato realizzato in HDR, infatti è impossibile per una fotocamera anche moderna catturare correttamente l'esposizione sulla facciata della chiesa che è in ombra e nel cielo che invece è completamente illuminato dal sorgere del sole. Scattando in HDR ci è possibile catturare un'esposizione media, quindi che contiene le informazioni principali della nostra foto, seguite da una fotografia sottoesposta che contiene le informazioni del cielo e una fotografia sovraesposta che contiene le informazioni delle aree d'ombra. Queste tre foto andranno a essere poi miscelate in post-produzione e concorreranno a creare una fotografia più ricca di dettagli sia nelle ombre sia nelle alte luci. Indispensabile scattare con il cavalletto perché? Perché noi potremmo anche farla a mano libera. Però nel momento in cui la facciamo a mano libera dovremo poi dire al software di riallineare automaticamente le foto. Questo normalmente funziona, però comporta una perdita di dettaglio sui bordi e talvolta anche al centro, perché riallineando le foto con il software, ovviamente facendo questo lavoro di riallineamento viene mangiato qualcosina sugli angoli. Inoltre, facendo allineare le immagini dal software, ci potrà essere sempre un pochino di morbidezza in più nelle foto, perché sommando tre esposizioni non perfettamente allineate è possibile che alcuni contorni non si sovrappongano perfettamente. In questo caso siamo molto fortunati, perché nonostante ci potesse essere vento, questo non influisce sulla nostra foto, perché non ci sono alberi o altre cose che possono muoversi durante i nostri tre scatti. Se ci fossero delle foglie o qualcosa in movimento, o delle persone, se è per quello, genererebbero del ghosting molto fastidioso, ma in questo caso siamo fortunati perché si tratta di architettura sostanzialmente statica. Le nuvole che ci possono essere in cielo non si muovono abbastanza veloce da influenzare lo scatto in questo senso, e comunque andremo a prendere probabilmente l'esposizione più scura per il cielo, quindi non rappresentano un problema. È essenziale comporre bene lo scatto. Ora, Piazza del Duomo a Firenze non è una composizione facile, questo perché le architetture da immortalare sono piuttosto grandi e lo spazio a disposizione, anche se non sembra, è piuttosto limitato. Nel senso che abbiamo il battistero alle nostre spalle, che ci impedisce uno scatto pulito frontale. Per questo motivo dobbiamo spostarci lateralmente, il che ci fa anche gioco, perché ci consente di avere uno scatto con una maggiore profondità sul lato della costruzione. Ci consente inoltre di avere il sole che sorge esattamente al limitare della costruzione, proprio all'intercapedine con gli edifici, come potete vedere. Questo ci consente di avere uno scatto molto più dinamico che non se avessimo scattato semplicemente la facciata. Al tempo stesso però ci obbliga a posizionarci in un punto ben preciso, perché subito dietro di noi c'è il battistero e a lato ci sono subito i palazzi, quindi l'unica posizione buona per realizzare questo scatto è questa che vi faccio vedere su Google Maps. Si tratta ovviamente di una posizione di passaggio, quindi nuovamente bisogna presentarsi lì molto molto presto, perché man mano che arriva gente diventa sempre più difficile realizzare quello scatto. Abbiamo persone che cominciano a passarci davanti e se si aspettano le ore centrali della giornata vi assicuro che diventa impossibile collocare un cavalletto in quella posizione. Tenete anche conto che i fotografi professionisti in teoria dovrebbero pagare una tassa per poter posizionare un cavalletto, perché stiamo parlando di occupazione di suolo pubblico. Ora, se ci presentiamo lì alle 7 di mattina, alle 8 di mattina, quando non ha ancora aperto nessuno, piazziamo il nostro treppiede e facciamo il nostro scatto perché sappiamo già come comportarci e poi pigliamo su e ce ne andiamo, nessuno ci dice niente, perché passiamo per un turista con una strumentazione un pochettino più evoluta. Cosa ben diversa è se ci piazziamo lì a metà giornata e pretendiamo di stare lì 3 ore per fare lo scatto pulito aspettando che non ci sia gente. In quel caso l'ipotesi di un controllo diventa molto probabile e non vogliamo certo prenderci una multa semplicemente per aver fatto una foto del Duomo di Firenze, giusto? Parlando di messa a fuoco non dovremmo avere particolari difficoltà, anche perché vista la posizione vi assicuro che dovremo scattare con una lente abbastanza grandangolare. Visto l'angolo di campo che dobbiamo catturare, io direi che un 16 mm è l'ideale. Con un 24 mm rischiamo di non farcela o di dover indietreggiare così tanto da dover includere anche il battistero nel nostro scatto per prendere il Duomo intero, quindi è un po' problematico se non abbiamo una lente da almeno 16 mm, senza andare su un fisheye, perché questo distorcerebbe le architetture e non ci darebbe il risultato che vogliamo. Scattare le architetture con un fisheye è sempre un po' problematico, soprattutto in una posa dinamica come questa.
è molto meglio una lente con una distorsione lineare pressoché assente o che comunque viene dopo corretta in post-produzione, ma assolutamente non un obiettivo fisheye, quindi niente GoPro. Parlando delle impostazioni della camera, ovviamente devono essere gestite a seconda del bisogno del momento, perché la luce della giornata può essere diversa. Una cosa ve la posso dire, stiamo sicuramente scattando a ISO 100 perché vogliamo la qualità maggiore possibile, la minore caduta qualitativa, la maggiore gamma dinamica e non vogliamo avere rumore nella nostra foto, quindi ISO più bassi possibile a seconda della vostra fotocamera, magari è 64 ISO, magari è 100, magari è 200, a seconda della vostra fotocamera impostiamo gli ISO più bassi possibile. Un'altra cosa che vogliamo gestire è cercare di utilizzare lo sweet spot della nostra lente, per cui cerchiamo di scattare all'incirca tra f8 e f11, di solito lo sweet spot di tutte le lenti è tra f8 e f11, soprattutto se si tratta di una lente grandangolare è importante gestire la profondità di campo e il diaframma, perché se teniamo l'apertura massima rischiamo di avere troppa morbidezza e se chiudiamo completamente di nuovo rischiamo di esporre il fianco a fenomeni di diffrazione e di avere comunque un'immagine di nuovo più morbida soprattutto sui bordi, ed è una cosa che assolutamente non vogliamo. Passiamo a vedere come è possibile realizzare degli scatti della facciata. Ora, per realizzare gli scatti della facciata possiamo prenderci un pochino più di tempo, perché a differenza dello scatto frontale o quasi frontale che abbiamo visto poc'anzi, in questo caso possiamo realizzarlo anche durante la giornata. Non è più così fastidioso se c'è gente, perché come potete vedere in questo caso stiamo scattando dal basso verso l'alto. Ora, se io scatto ad altezza d'uomo è evidente che prenderò le persone che stanno davanti a me, ma se io alzo la mia fotocamera vado sopra le teste delle persone e quindi non sto più catturando tutta la gente davanti, sostanzialmente sto prendendo la facciata tagliando la porta d'ingresso del Duomo di Firenze, quindi posso fare questo scatto anche in pieno giorno, anche con le persone davanti, se sono una persona di media statura ce la dovrei fare senza nessunissimo problema. Ovviamente per catturare la facciata voglio stare più frontale possibile, più simmetrico possibile, quindi tendenzialmente mi metterò in piedi davanti al battistero, cercherò di stare in un'area dove non mi disturba troppo il passaggio delle persone e dove a mia volta non disturbo troppo le persone io. Di nuovo, possiamo provare a utilizzare un treppiede, ma se siamo nelle ore centrali della giornata probabilmente diventerà proibitivo. Questo scatto si può realizzare tranquillamente a mano, perché soprattutto se abbiamo il sole a favore sulla facciata dell'edificio non dovrebbero esserci particolari problemi di esposizione, dovremmo essere in grado di catturare l'intera scena con uno scatto solo. Parlando di messa a fuoco non abbiamo assolutamente problemi, è una scena statica e molto grande, quindi la nostra fotocamera non avrà nessun problema a tenere il focus. Parlando di impostazioni della fotocamera, di nuovo, secondo me vogliamo continuare a usare lo sweet spot e continuare a usare tra f8 e f11 anche per avere una buona profondità di campo e non avere dettagli fuori fuoco. In questo caso un dettaglio fuori fuoco non è quello che vogliamo. Ovviamente questo scatto non rispetterà tanto le regole prospettiche dell'architettura, per cui avremo le linee divergenti verso l'alto che non sono bellissime da vedere, ma d'altronde questo è l'unico spot che abbiamo per realizzare questo scatto, perché non possiamo sbarazzarci del battistero per avere uno scatto pulito da più lontano, quindi questa è l'unica possibilità che abbiamo per catturare una foto della facciata, a meno di non utilizzare un drone posizionandoci sopra il battistero, ma questo richiederebbe un permesso perché stiamo volando sopra una città, sopra un'area densamente popolata. Come vi dicevo, è importante scegliere la luce giusta, dobbiamo decidere in base alla luminosità del momento e dobbiamo decidere se vogliamo il sole a favore o il sole contro. Ovviamente se avremo il sole a favore riusciremo ad avere un cielo più blu profondo, mentre se avremo il sole contro sicuramente avremo un cielo un pochettino più sbiadito. In questo caso di nuovo possiamo provare a ricorrere alla fotografia HDR. Vi dico che in questo caso, trattandosi di una fotografia veramente statica, molto comoda da realizzare, dovremmo essere molto sereni a realizzarla anche a mano libera, se abbiamo una lente grandangolare ovviamente, meglio ancora se stabilizzata, perché con una lente che va verso il teleobiettivo i movimenti della nostra mano diventeranno via via sempre più pronunciati e diventerà impossibile realizzare una fusione HDR in post-produzione. Qui stiamo parlando evidentemente di fotografia di dettaglio, quindi lo stile dipende un pochettino dal nostro gusto personale. Personalmente prediligo lo stile simmetrico, in realtà è possibile sbizzarrirsi e andare a catturare dettagli sempre scattando dal basso verso l'alto in tutte le guise e le forme. Diciamo che io tendo a evitare le foto storte, quindi cerco di farle più dritte possibile, non voglio dare al mio osservatore l'idea di stare precipitando lungo una linea diagonale, quindi preferisco stare simmetrico, anche perché l'esperienza ci aiuta e io so che le foto simmetriche danno un'idea comunque di stabilità, mentre le foto storte lasciano sempre con un non so che di incompiuto. Passiamo al campanile di Giotto.
Stiamo parlando di una costruzione veramente imponente, è ovviamente visitabile dall'interno, ma per fare questo dovremo attenerci alle regole delle visite. In questo caso non sarà possibile quindi girare liberamente all'interno del campanile, dovremo prenotare la nostra visita, vi consiglio di prenotare perché altrimenti passate la giornata in coda, mentre se prenotate avete un biglietto e un orario d'ingresso e la visita si svolge in tutta tranquillità. Ovviamente a causa del Covid le visite sono state anche contingentate, quindi paradossalmente per noi fotografi ci sarà più spazio di manovra perché ci saranno meno persone per volta scaglionate che potranno visitare la struttura. Tenetevi pronti a una bella arrampicata perché il campanile è molto alto e ha molti scalini e non ha l'ascensore, perché una volta le commodities a cui siamo abituati non esistevano. Ora, l'interno del campanile non è bellissimo, vi faccio vedere un paio di scatti, ovviamente è degno di nota, però non è così bello come appare da fuori, è abbastanza grezzo. Quello che vale sicuramente la pena catturare è il panorama arrivati verso gli ultimi piani, quindi stiamo parlando di fotografia panoramica. In questo caso io vi direi non è assolutamente necessario scattare in HDR, sarebbe anche proibitivo perché siamo su dei camminamenti abbastanza, non dico stretti, però non comodissimi, ovviamente con delle ringhiere di protezione, quindi in tutta sicurezza. Purtroppo all'ultimo piano c'è una rete di protezione che ci impedirà uno scatto pulito. Ai piani intermedi invece è possibile infilare la nostra lente attraverso le sbarre per avere una visuale pulita su Santa Maria del Fiore e sulla piazza antistante e anche sul battistero. Queste sono foto un pochino più turistiche, non è facile portarsi a casa uno scatto pulito da queste angolazioni perché ovviamente siamo molto limitati sia dalla gente che sta intorno a noi sia dalle sbarre che non ci permettono di avere una visuale pulita. Tuttavia è sicuramente una visita che vale la pena fare e se riuscite a portarvi a casa delle foto migliori di quelle che vi faccio vedere io, vi invito a condividerle e farmele vedere. In questo modo riuscirò a fare delle foto migliori anch'io quando torno la prossima volta. Parliamo ora del campanile da terra. Qui rientriamo un pochino nello stesso ambito dei dettagli di cui parlavamo poc'anzi. Catturare il campanile da terra non è per niente facile perché si tratta di una struttura completamente decentrata rispetto al corpo principale della chiesa. Quindi, secondo me, la scelta migliore anche in questo caso è di scattare in maniera simmetrica dal basso verso l'alto. In questo modo ottengo il duplice effetto di dare importanza al campanile ponendolo esattamente al centro della mia composizione e anche di eliminare le eventuali persone che sicuramente staranno passeggiando intorno e ammirando la struttura. Qui posso divertirmi un po' di più perché il campanile ha tre lati che sono accessibili, quindi al di là del lato che punta verso il corpo principale della chiesa, io posso girare intorno al campanile e posso fotografarlo da più angolazioni. Questo mi consente una buona versatilità perché potrò fotografarlo a più ore del giorno andando di volta in volta a sfruttare la luce che mi piace di più. Potrei anche al mattino fotografarlo su un lato e tornare al pomeriggio e fotografarlo sull'altro lato per avere la stessa luce, per avere il sole a favore o contro. È importante pianificare questo spostamento ovviamente perché altrimenti ci si perde la coincidenza. Parlando di orientamento verticale e orizzontale, vi dirò che personalmente ho preferito l'orientamento orizzontale per un motivo sostanzialmente. Se io scatto il campanile di Giotto con orientamento verticale, stiamo sempre scattando con un 16 mm, se abbiamo un 24 facciamo fatica, dobbiamo allontanarci molto, invece col 16 siamo sereni. Se io lo scatto in verticale, comincio ad avere una porzione importante di pavimentazione e magari una porzione importante di cielo sopra al campanile, non è esattamente quello che voglio. Mentre se scatto in orizzontale, riempio per intero verticalmente il mio frame con il campanile e questo mi dà di nuovo quella solidità che io voglio avere nei miei scatti. Lo scatto sarà sicuramente pulito perché il campanile è alto, quindi scattando dal basso verso l'alto come sono costretto a fare per via della posizione in cui sto, automaticamente taglierò le persone che camminano nella piazza. Questo è un benefit notevole perché così non le dovrò rimuovere dopo. Tenete conto che quando si parla di arricchire il nostro portfolio, una fotografia turistica con la piazza piena di gente non è esattamente quello che vogliamo far vedere ai nostri potenziali clienti, qualsiasi sia il genere fotografico di cui ci occupiamo prevalentemente. Sempre parlando di visita all'interno del complesso di Santa Maria del Fiore, parliamo di fotografia dal tetto dell'edificio e in particolare dalla cupola. Di nuovo, tanto quanto per il campanile, dobbiamo premunirci di biglietto perché altrimenti passeremo la nostra giornata in coda con il rischio che ci dicano che non c'è nemmeno più posto, quindi assolutamente indispensabile prenotare con ampio anticipo. Ci si presenta quindi armati di biglietto prenotato e si accede alla visita guidata. Ovviamente la visita guidata è scaglionata perché il posto per le persone è molto limitato, le scale sono molto strette, ricordano un pochino quelle del Duomo di Milano per chi c'è stato, quindi è una scalinata stretta, ripida, non facile da percorrere, quindi tanto quanto per il campanile di Giotto, anche in questo caso
attenzione alla strumentazione che ci portiamo dietro. Non credo che sia possibile accedere con cavalletti e strumentazioni ingombranti, ovviamente, perché potrebbero diventare un rischio per le altre persone e anche per noi stessi. Quindi borse troppo ingombranti, zaini enormi con 40 obiettivi, assolutamente sconsigliato. Io vi consiglio di scegliere una camera con una lente. In questo modo riuscirete a lavorare molto agevolmente, nessuno vi dirà niente, perché se vi portate dietro una fotocamera, anche se professionale, passate comunque per turisti che stanno facendo il giro, turisti fotografi evoluti con una bella fotocamera. Diverso è se ci presentiamo con un kit con 40 lenti e 20 cavalletti. Lì ovviamente ci sentiremo dire: scusi, lei sta lavorando? Perché bisogna chiedere un permesso per entrare e realizzare delle fotografie a livello professionale, non si può entrare semplicemente come turista. Noi non vogliamo dare questa impressione e farci placcare all'ingresso, quindi non diamogli modo di capire che cosa stiamo facendo, non andiamo lì con tutto il nostro corredo, ma andiamo lì mirati con una fotocamera sola e un obiettivo solo, sapendo già quello che vogliamo realizzare. Andiamo a parlare di quello che è possibile fotografare dal tetto di Santa Maria del Fiore. Innanzitutto godiamo di una bellissima vista della città, quindi sicuramente è possibile realizzare delle belle foto panoramiche. In questo caso quello che io vi consiglio è di nuovo di utilizzare un grandangolo. Io ho utilizzato il 16 mm per tutti gli scatti che vi sto facendo vedere. Questo principalmente perché a me piace molto la lunghezza focale del 16 mm, mi dà una profondità di campo che mi piace per questo tipo di foto in cui riesco a tenere tutto a fuoco senza particolari problemi. Oltretutto sto usando il 16-35 che è stabilizzato, quindi se volessi fare il bracketing riesco a farlo molto agevolmente, perché essendo stabilizzata, anche se lo faccio a mano, si muove molto poco. Questo è un grandissimo vantaggio in questo caso. Vi dico di scegliere prima la lente perché dipende dal tipo di fotografia che siete soliti fare. In questo caso io scelgo un grandangolo perché voglio catturare una visuale molto ampia, visto che ho di fronte tutta la città. Mi piace portarmi a casa una fotografia panoramica da una posizione privilegiata come questa. Se voi siete più abituati a utilizzare il teleobiettivo, andrete a realizzare dei dettagli mirati, dei campanili di altre strutture che si vedono da questa posizione. Ovviamente dipende dal tipo di fotografia che fate di solito, ma secondo me se vi portate un teleobiettivo vi perdete un sacco di cose. Ovviamente è possibile anche girarsi verso la cupola di Santa Maria del Fiore per avere una visuale assolutamente privilegiata e immortalare anche questo scorcio. La visita prosegue lungo tutto il camminamento. È possibile camminare sull'intera superficie del camminamento e c'è un passaggio di nuovo molto molto stretto proprio sul frontale della chiesa. Ora, questo è un momento abbastanza critico, perché come le guide non mancheranno di ricordarvi, in questa visita non siamo mai soli, perché è una visita abbastanza rischiosa sotto un certo punto di vista, nel senso che siamo in alto e uno volendo potrebbe sporgersi abbastanza da rischiare di cascare di sotto e farsi molto molto male. Quindi le guide staranno molto attente a che questo non succeda, e durante la fase di attraversamento davanti alla facciata della chiesa si passa su un pertugio che è veramente veramente stretto, con una ringhiera molto bassa, veramente molto bassa, quindi è un passaggio veramente rischioso. Le guide non mancheranno di ricordarvi che è assolutamente vietato scattare foto della piazza in quella posizione. Questo è per la vostra sicurezza e io vi consiglio, e anzi vi ordino, di fare come vi dicono le guide, perché è assolutamente rischioso mettersi a tirar fuori strumentazione e scattare in quella posizione, al di là del fatto che è vietato, quindi verrete immediatamente rimproverati. Ma al di là di questo è veramente un pericolo per voi stessi e anche per gli altri, perché nel migliore dei casi non cascate giù voi, ma vi casca giù la fotocamera, pigliate in testa uno e lo ammazzate. Quindi non sporgetevi da quella ringhiera, non sporgete niente, non sporgete voi stessi, perché se invece della camera vi sporgete troppo cascate giù voi, e quindi oltre ad ammazzarvi voi cascate in testa un altro e ammazzate anche lui. Quindi assolutamente da non fare. Una volta attraversato questo pertugio abbastanza rischioso, abbiamo una visuale assolutamente privilegiata del campanile di Giotto. Lo vediamo infatti sull'unico lato che non siamo in grado di fotografare stando giù nella piazza. Quindi abbiamo una visuale molto ravvicinata e da un'altezza che ci permette di fotografarlo con meno distorsione rispetto che se fossimo a livello del terreno. Girandoci verso la cupola di nuovo abbiamo una visione privilegiata di quella che è la sua struttura. Durante questo tratto della visita ci saranno le spiegazioni della guida, che comunque ci darà delle informazioni molto interessanti su quello che stiamo vedendo a livello di costruzioni intorno a Santa Maria del Fiore, oltre che di costruzione del campanile e della chiesa stessa. Quindi durante questo tratto della visita in realtà
abbiamo un sacco di tempo per realizzare le fotografie che vogliamo. Ovviamente dobbiamo essere mirati e cincischiare poco, dobbiamo già sapere quali sono gli scatti che ci vogliamo portare a casa, quindi la cosa ideale è studiarsi prima le posizioni in cui ci vogliamo mettere a seconda di quello che vogliamo immortalare. Su questo lato vi posso dire che, avendo avuto un teleobiettivo, sicuramente mi sarei portato a casa delle fotografie abbastanza interessanti dei campanili e di alcune strutture che si perdevano sull'orizzonte. Avendo un grandangolo non sono riuscito a farlo, non ci ho neanche provato perché non sarebbe stato questo il caso, quindi di nuovo anche in questo caso ho semplicemente fotografato l'impennaggio del campanile e il panorama davanti a me. In questo caso, se aveste avuto dei teleobiettivi, sicuramente avreste potuto fare dei dettagli in lontananza molto molto carini. Bene, ora ci allontaniamo decisamente da Santa Maria del Fiore. Per la precisione, attraversiamo il fiume e ci portiamo in Piazza Michelangelo, andando verso San Miniato al Monte. Perché vi faccio allontanare così tanto da Santa Maria del Fiore? Semplicissimo, perché adesso vogliamo realizzare uno scatto panoramico della città da lontano. Quindi ci allontaniamo, ci portiamo in una posizione elevata, perché se stiamo a livello del fiume non la vediamo la chiesa, mentre se saliamo sulla collinetta che porta San Miniato al Monte, possiamo scegliere di fermarci a Piazza Michelangelo. Di nuovo è una piazza che sarà molto piena di gente a tutte le ore del giorno e della notte, tuttavia vi assicuro che si trova sempre un pertugio per riuscire a scattare la nostra foto. Qui si tratta solo di aspettare il momento buono, aspettiamo che una coppietta che sta facendo il selfie abbia finito, ci mettiamo in coda e ci mettiamo al loro posto. Qui io vi direi che è possibile tranquillamente scattare col cavalletto, e anzi vi dico che siamo obbligati a scattare col cavalletto, perché vista la distanza, se avete un teleobiettivo abbastanza pronunciato da catturare la scena così come la vogliamo catturare, avremo sicuramente delle vibrazioni se lo stiamo facendo a mano libera, per cui assolutamente utilizzare un cavalletto. Per fortuna c'è una balaustra di marmo molto robusta che ci aiuta, perché noi ci mettiamo davanti, quindi mettiamo il nostro treppiede contro la balaustra e ci mettiamo davanti e proteggiamo la nostra strumentazione col nostro corpo. In questo modo nessuno ci verrà a picchiare o a inciampare nel cavalletto, quindi proteggiamo le persone dall'inciampo nel nostro cavalletto e proteggiamo la nostra strumentazione dal passaggio delle persone. In questo modo abbiamo lo scatto pulito verso Santa Maria del Fiore e riusciamo a catturare un'immagine di questo tipo. Non è una fotografia così facile da fare, infatti qui entrano in gioco molteplici fattori. La composizione può essere problematica perché ci sono tanti elementi di interesse intorno a quello che stiamo fotografando, quindi comporre può non essere la cosa più semplice del mondo. Inoltre dobbiamo scegliere molto accuratamente l'ora del giorno in cui realizzare questo scatto, e per mia esperienza vi posso dire che il tramonto è sicuramente il momento migliore, molto meglio dell'alba, perché all'alba avremo il sole che sorge dal lato opposto, mentre al tramonto avremo il cielo rosato dal lato giusto che si va a perdere dietro le colline in lontananza, quindi sicuramente il momento migliore. E di nuovo il momento migliore è sicuramente l'estate, perché in inverno avremo sicuramente nebbia, foschia, e quindi rischiamo di andare a perdere un pochino l'orizzonte. Quindi in estate, in primavera, tutto al più riusciamo ad avere un cielo più limpido e terso, e quindi riusciamo a catturare la scena nitida a fuoco come la vogliamo noi, senza avere interferenze atmosferiche davanti. Ovviamente scattando con treppiede dobbiamo anche avere cura di utilizzare un comando remoto, perché altrimenti andando a toccare l'otturatore della nostra camera vanifichiamo l'effetto del treppiede, perché rischiamo di andare a muovere la camera ogni volta che scattiamo. Di nuovo anche in questo caso possiamo realizzare gli scatti HDR, perché siamo su un treppiede, quindi anche se siamo lontani, se stiamo usando uno scatto remoto, ci portiamo a casa tre scatti esattamente identici scattando in bracketing, perché non tocchiamo la camera, facciamo partire lo scatto semplicemente con, nel mio caso io uso un RC6, ma va bene un qualsiasi comando remoto, sia wireless che col filo. Proseguiamo sempre in ambito di visita guidata. In questo caso non siamo seguiti dalle guide, perché stiamo parlando dell'interno della cupola. Ora, l'interno della cupola è visibile sia con visita regolare a Santa Maria del Fiore, ma per visita regolare intendo, avete presente quel biscione di persone lungo 2 chilometri che fa tutto il giro della chiesa giorno e notte? Quella è la visita normale. Come mai c'è tutta quella coda? Perché è gratis. E ovviamente nel momento in cui si mette un cartello gratis ci andrà chiunque, anche chi non è veramente interessato, tutti andranno a vedere quella semplicemente perché è gratis, con il risultato, a modesto parer mio, che diventa assolutamente ingodibile e infruibile per tutti. Perché, perdonatemi, ma Firenze mi è veramente rimasta nel cuore, l'ho veramente amata, però per quanto io possa essere contento di visitare determinate cose, e sapete bene qual è il mio gusto e la mia libidine nel visitare delle architetture, non potete dirmi che c'è una coda di 6 ore per entrare a vedere una chiesa.
perché a quel punto io quella coda vi dico che non me la faccio. Preferisco pagare un biglietto, anche alto, perché i biglietti di Firenze non costano poco, cioè siamo tra i 13 e i 20 euro comunque, non te li regalano mica, ma io preferisco pagare un biglietto per entrare in una struttura dove sono assistito e dove ho la possibilità di godermela senza avere la fretta di quelli dietro che spingono e quelli davanti che non sono ancora usciti e comunque stando ore e ore in coda sotto il sole. Ricordiamoci che siamo ad agosto, per cui stare 3-4 ore in coda sotto il sole pur con una granita ghiacciata in mano vi assicuro che non fa per me, la mia religione me lo vieta. Questo per dirvi semplicemente, la cupola affrescata è sì visibile anche tramite visita normale alla chiesa, quindi gratuitamente è possibile farsi le nostre belle 2 ore e mezzo di coda sotto il sole, entrare, buttare sull'occhio e guardare la cupola affrescata in lontananza, ma se invece noi prendiamo il biglietto cumulativo, perché ovviamente per il complesso del Duomo di Firenze c'è un biglietto cumulativo che permette di visitare sia il campanile, sia il camminamento, sia la cupola, quindi prendiamo il biglietto cumulativo, ci saltiamo la coda, non possiamo visitare Santa Maria del Fiore dall'interno, perché quella è accessibile solo con la coda delle persone che entrano gratis, quindi quella io l'ho saltata. Vi dico che l'ho saltata però anche perché la cupola si vede molto meglio dalla visita interna, quindi dal camminamento interno alla cupola abbiamo una visione molto migliore della cupola perché siamo molto più vicini, quindi riusciamo a goderci veramente i suoi dettagli. La visita gratuita, io l'ho capito perché è gratuita, perché comunque per entrare dentro a visitare la cupola da dentro si entra all'interno della struttura di Santa Maria del Fiore e guardandola, seppure dal breve tratto che ho fatto dentro, quindi non ho potuto camminarmela, sono semplicemente entrato e quindi ho visto l'interno, ma poi sono subito entrato nella scala che portava di sopra. Avendo la vista, vi dico che non è così bella da dentro. È sicuramente la chiesa che ho visitato a Firenze che mi ha entusiasmato di meno vista da dentro. È molto più bella da fuori. Ce ne sono altre che sono molto molto più belle da dentro, di cui parleremo in prossimi episodi di questa stessa serie. Ma secondo me farsi quelle ore di coda per quello che ti dà visitare Santa Maria del Fiore dall'interno non vale assolutamente la pena. Non vale la pena, assolutamente no. È molto meglio farsi la visita guidata della cupola affrescata, quindi si sale, di nuovo scala stretta, di nuovo un bel po' di scalini, un po' di fatica. Dovete tener conto che se siete persone con problemi di cuore o che so io, se siete sovrappeso o cose del genere, potreste avere diverse difficoltà, perché non è facile questa scalinata, eh? È piccola, è stretta, è claustrofobica, manca l'aria a me, quindi se avete problemi di cuore veramente state attenti, soprattutto se avete roba pesante dietro come una fotocamera grossa. Una volta arrivati sopra al camminamento possiamo camminare in circolo intorno a tutta la cupola godendoci veramente quella che è la sua essenza e andando ad ammirare i dettagli, non dico da vicino, ma sicuramente da più vicino che tramite visita ordinaria gratuita al pian terreno. Qui riusciamo veramente a vedere i dettagli e riusciamo anche a fotografarli. Vi faccio vedere quello che sono riuscito a fare io. Teniamo conto che qui le condizioni non sono ottimali come all'esterno, quindi qui ovviamente niente cavalletto, anche perché non ve lo fanno portare dentro, ovviamente niente scatto HDR perché non c'è abbastanza luce per fare uno scatto HDR, dovremo alzare gli ISO in maniera spropositata e avremo una foto piena di rumore, quindi non è quello che vogliamo. Inoltre c'è una protezione a coprire il camminamento, quindi dobbiamo riuscire a incastrarci in qualche maniera, dobbiamo scattare al di sopra della protezione. Ci si riesce, vi faccio vedere che si riesce, bisogna essere un po' alti. Io sono alto 1,80, quindi ce l'ho fatta e ho fatto un po' fatica, vi dico. Quindi se siete bassi, se siete sotto il 1,70 m o se siete 1,70 m, fate un po' fatica. Rischiate di avere parte della protezione che vi copre la cupola in fase di scatto, quindi questa sicuramente è una problematica. Io di nuovo scatto prevalentemente col grandangolo perché mi sono portato quello, quindi la mia scelta è stata di catturare tutto wide. Non mi interessa in questa sede fare dei dettagli minuti perché non voglio portarmi a casa un dettaglio dell'affresco. Quello non sarebbe tanto utilizzabile come portfolio mio personale. Piuttosto preferisco uno scatto architettonico dove si veda la cupola per intero, quindi l'obiettivo mio era un po' questo. Ovviamente di nuovo se vi siete portati un teleobiettivo invece che un grandangolo andrete a realizzare dei dettagli, quindi è una scelta diversa e dipende dal vostro tipo di fotografia. Io vi dico solamente a carattere generale che cosa è possibile fare. Stiamo parlando ovviamente di una situazione interna, quindi abbiamo meno luce rispetto a prima. Di nuovo un grandangolo qui è privilegiato perché con un grandangolo io posso aumentare i tempi di scatto, quindi fare delle pose lievemente più lunghe senza avere vibrazione, perché sul grandangolo le vibrazioni si percepiscono di meno. Se avete un teleobiettivo, se avete una lente molto lunga, farete più fatica perché dovrete usare un tempo di esposizione comunque abbastanza rapido e questo vi obbligherà ad alzare gli ISO.
vi obbligherà comunque a compiere delle scelte scomode che influiranno negativamente sulla qualità finale delle vostre immagini. Con questo non voglio dirvi che non è possibile scattare con un teleobiettivo all'interno della cupola, è possibile. Dico semplicemente che risulta un pochettino più complicato, dovrete avere un corpo macchina un pochino più prestante che regga bene degli ISO un pochettino alti, quindi una camera full frame è sicuramente consigliata. Inoltre un teleobiettivo quasi certamente è più ingombrante e pesa di più rispetto a un grandangolo, quindi comunque pensateci bene. Vi ricordo che gli scalini sono tanti e più peso vi portate dietro più fatica farete. Inoltre più vistosa è la vostra camera, più vi esponete al rischio che qualcuno vi dica: ma lei è un professionista, perché se passate per un professionista che vuole entrare e fare delle foto della struttura da rivendersi, potreste avere dei problemi, nel senso che non è permesso. Noi siamo lì da turisti e dobbiamo mantenere la facciata, quindi non portiamoci dietro un 600 mm troppo vistoso. Se ci portiamo dietro una lente normale, anche una lente, vi dico per esempio una serie L della Canon, però una lente abbastanza compatta, non rischiamo niente. Ma se ci portiamo dietro un teleobiettivo tipo bazooka, quello lo notano e lì cominciano le domande, ovviamente, perché non è permesso entrare e fare come se fossimo a casa nostra. Questo tenetelo a mente. Trattandosi, come vi dicevo, di un contesto abbastanza complicato, è anche abbastanza essenziale che impostiamo la fotocamera correttamente prima di accedere al camminamento. Questo perché una volta che accediamo al camminamento, questo vale per tutta la visita guidata, vale per il campanile, vale per la struttura della cupola e vale anche per la cupola interna, per il camminamento interno, è importante impostare la camera prima di accedere. Questo perché mentre siamo fuori, magari siamo in coda, abbiamo le persone che stanno cominciando a entrare, facendo vedere il biglietto, il green pass, tutto quello che c'è da far vedere, in quel momento noi abbiamo tempo, paradossalmente siamo in coda ad aspettare, abbiamo tempo di impostare la nostra camera. Ovviamente do per scontato che se state guardando questo video stiamo scattando tutti in manuale, ovviamente do anche per scontato che se state guardando questo video abbiate un minimo di dimestichezza su come si imposta la vostra fotocamera. Vi dico per esempio che quando io sono all'esterno ho delle impostazioni che so che funzionano in pieno giorno col sole, e queste impostazioni di solito sono ISO 100, un 125esimo f8, questa è la mia base di partenza. Poi faccio uno scatto di prova, se vedo che è sottoesposta agisco sui tempi, se vedo che è sovraesposta di nuovo agisco sui tempi. Raramente tocco ISO e diaframma perché quelli li voglio così. Parimenti, quando mi sposto all'interno le mie impostazioni cambiano, ma cambiano in automatico perché ce le ho già in testa. Se è un interno molto scuro, come di solito capita, purtroppo devo scendere a f4, quindi sposto il mio diaframma a f4, la mia velocità scende a un 50esimo, un 60esimo e gli ISO salgono a 400. In questo modo di solito me la cavo, questa è una buona base di partenza. Poi ovviamente io guardo la scena che ho di fronte, se è molto molto buia, siccome sto scattando con un 16 mm stabilizzato, vado con i tempi di esposizione a un 30esimo. E se ancora non basta, ovviamente non posso aprire il diaframma più di così perché è una lente da f4, quindi devo agire sugli altri parametri. Se ancora non basta, salgo a ISO 800. A quel punto comincio a star facendo un po' di fatica, quindi se ancora non basta posso permettermi in certi casi di andare a un 25esimo di tempi di scatto, e con lo stabilizzatore ce la faccio, e posso permettermi di salire a ISO 1000. Diciamo che questo è il mio parametro limite, oltre cerco di non andare, perché se vado oltre so già che avrò una fotografia con una gamma dinamica un pochettino più risicata e con un pochino più di rumore. Se proprio sono costretto, vado a un 20esimo di tempi di scatto e vado a ISO 2000. Questo è veramente in casi estremi e di solito ce la si fa senza. Questo ragionamento però io lo devo fare prima, perché nel momento in cui entro ho probabilmente delle persone davanti che non mi danno fastidio per lo scatto, perché io voglio girarmi verso la cupola, quindi non mi danno fastidio, non mi intralciano nello scatto, però il camminamento consente a una sola persona per volta di passare, per cui io dovrò fare la mia foto e avrò delle persone dietro di me che staranno aspettando di passare, quindi non posso fermarmi a tempo indefinito, la mia camera deve essere già pressoché pronta allo scatto, in maniera tale che io cammino sul camminamento, quando vedo il dettaglio che mi piace, sono nel punto che mi interessa, tiro fuori, scatto, guardo, è giusta, è sbagliata, la rifaccio, ne faccio una seconda, una terza, pam pam, e poi vado. Quindi non posso mettermi lì a trafficare con le impostazioni, perché altrimenti si forma la coda dietro di me e la gente comincia a spingere. Quindi questo è assolutamente da evitare, dobbiamo essere un pochino rapidi, e questo si fa pianificando in anticipo. Se volete avere la misura delle impostazioni che dovrete tenere, entrate in un altro luogo chiuso prima di recarvi alla visita guidata, entrate in un luogo con una luminosità simile, quindi potrete scegliere un'altra chiesa a ingresso gratuito, ce n'è a Firenze di chiesette più piccole, meno famose, dove si entra tranquillamente, fatevi i parametri dentro quella.
Una volta che avete memorizzato i parametri che avete utilizzato dentro quella, siete pronti per andare a visitare la cupola, probabilmente i parametri saranno molto simili o comunque vi consentiranno di essere regolati con semplicemente con una ghiera. Ho sbagliato i tempi, track, sistemo solo i tempi, ma il resto è già a posto. In questo modo siete agili e ve la cavate in ogni situazione. Un'ultima considerazione personale prima di salutarvi: la città di Firenze è veramente meravigliosa e oltre agli spunti fotografici offre veramente tanto in ambito sia artistico sia culinario, per cui vi ricordo che la prima cosa in assoluto quando arrivate a Firenze è di godervi la città. La cosa più importante è divertirsi, ma perché la fotografia, un po' come la vita, ci riserva tante cose e dobbiamo anche cercare di andarcele a scegliere noi, per cui io durante questa vacanza, perché per me questa era una vacanza, ho sì scattato delle foto che sì finiscono nel portfolio, però io l'ho vissuta veramente come una vacanza, quindi per me è stato divertente realizzare queste immagini, tanto divertente che mi sono detto: lasciamo qualcosa anche per gli altri, lasciamo un sentiero, lo stesso sentiero che ho percorso io. Non sarà il migliore, non sarà il più agevole e magari ho tralasciato tante altre cose, però se seguite questo sentiero riuscirete sicuramente a portarvi a casa delle immagini simili a quelle che ho catturato io, e se lo doveste fare vi invito a farmelo sapere perché sono curioso di vedere che cosa vi portate a casa a questo punto. Se vi è piaciuta questa serie vi invito a seguire il mio canale perché usciranno presto degli altri episodi dedicati ad altri landmark della città, per cui se non volete perderveli, se volete avere la panoramica completa di quello che è possibile fotografare nella città di Firenze, premete il tasto iscriviti adesso e lasciate anche un like a questo video, perché se l'avete seguito fin qui vuol dire che vi è piaciuto, io lo so. Io vi lascio a qualche immagine della bellissima città di Firenze e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!